rivisitiamo la stagione. È chiaro che sono passati pochi giorni dalla dolorosa eliminazione, però resta la consapevolezza di aver fatto un grandissimo campionato, di essere andati al di là delle più rosee aspettative. Questo è poco ma sicuro. Ma io credo che avremmo potuto forse raccogliere qualcosina in più nel girone di ritorno. Forse sono stati lasciati per strada parecchi punti nel girone di ritorno e quelli ci avrebbero consentito, al di là dei punti, di arrivare magari agli spareggi con delle consapevolezze in più. Perché secondo te è successo questo? Ma abbiamo avuto una flessione, abbiamo iniziato a non riuscire più a esprimere quello che era il nostro calcio fatto di ripartenze, un po' perché qualche giocatore nostro importante ha avuto qualche problema fisico, e quando magari in questa squadra gente come Brugman, Ome Mushai o lo stesso Mancuso può avere qualche acciacco, è normale che la squadra ne risiene, perché sono tre giocatori più forti di questa squadra. E tutte queste cose magari ci hanno fatto lasciare appunto un po' di terreno al girone di ritorno. E resta il fatto che si è creata una buona base dopo la stagione scorsa, che è stata comunque difficile e travagliata, e che possa essere un punto di partenza adesso questo risultato qui. Vincenzo, mi racconti la tua giornata post Pescara Verona? Ma guarda, è stata diciamo una notte abbastanza insonne, e come ogni giorno però ho dovuto accompagnare i figli a scuola e ho dovuto ricevere anche consolazioni nelle prime ore del mattino per fortificare l'amarezza, ecco. E piano piano mi sto riprendendo. È stata una brutta mazzata, ecco, peggio di quella di Bologna di quattro anni fa, perché quella di Bologna è stata giocata in maniera spensierata dopo una rincorsa incredibile di quell'anno lì, mentre questa rimane il rammarico di aver avuto tanti vantaggi e non averli sfruttati. Sì, perché eri effettivamente padrone, no, del tuo destino. Io ho sempre pensato comunque che questa squadra potesse stare lì in cima, non magari nelle prime due, però ecco, non sono totalmente d'accordo nel dire che è stato un miracolo questo, come ho sentito dire, perché comunque se vado ad analizzare la mia squadra ci sono tanti giocatori che hanno vinto tanti campionati. Poi la Serie B la differenza la fanno un po' i momenti del campionato, la condizione atletica, tante cose. Però appunto ripeto, credo che queste quattro squadre che ad oggi sono arrivate, che erano arrivate in semifinale, noi ci potevamo stare benissimo. È stato il tuo miglior campionato in maglia biancazzurra? Credo di sì, per rendimento e continuità, ecco, e devo appunto condividerlo con Gabriele Aldegani, gli altri due miei colleghi di reparto, perché chi ci ha visto qualche volta al Poggio, abbiamo lavorato veramente duramente durante tutto l'anno. C'è un giovane su cui scommetti a occhi chiusi, che magari hai visto quest'anno e non pensavi che fosse così forte come poi si è rivelato? Beh, io credo che Bettella, se mantiene questo tipo di mentalità, potrà ambire veramente a giocare a grandi livelli, perché oltre alle qualità calcistiche è un ragazzo serissimo, e ha 18 anni, ma è un leader, è un giovane vecchio, e se continua così secondo me potrà ambire a diventare un calciatore da prime squadre d'élite. C'è anche Fiorillo tra i giovani? No, ormai non più, sono un portiere di mezza età. Vabbè, però i portieri, lo sai, no, hanno una lunga carriera, tu hai soltanto 29 dei compiuti? 29, sì. 29 anni, hai un contratto lungo col Pescara, mai dire mai, no? Bisognerà stare qua, continuare a dimostrare ogni anno come ho sempre fatto. Vediamo se riuscirò a battere il vecchio Gino Di Cenzo. Ecco. Gino Di Cenzo che rimane nei nostri cuori. Vincenzo, io ti ringrazio e soprattutto buon riposo. Tu rimani a Pescara. Sì, 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 sono qua. Non ti muovi. No? Sì, vado qualche giorno in Puglia con la famiglia, ma sono qua. Farai il bravo papà. Sì. Te la cavi? Me la cavo abbastanza bene, dai.